Ciao tifosi fanatici del Napoli, andiamo a farvi un altro video qui sul canale, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun nuovo video, siamo insieme e ora andiamo al telegiornale. Il Napoli ama il Cannus, è il miglior giocatore per il club. Il Napoli, con i marocchini, quest'anno ha un feeling particolare. Gli ambulanti di Cristiano Giuntoli, ancor prima del Mondiale, segnavano in rosso sul taccuino due nomi, Azzedine Unai e Youssef En-Nesyri. Entrambi, con le loro selezioni, danno spettacolo in Qatar. Se l'attaccante resta una delle strade da percorrere in futuro in caso di cessione di Victor Osimhen, lo stesso non si può dire del centrocampista, corteggiato dal DS napoletano. Infatti, Unai ha deciso di accettare l'offerta dell'Olympique Marsiglia e lascia così Angers per restare in Ligue 1. Talento puro, nel mirino dei big. Sempre del Napoli, i cui scout hanno sottolineato due volte il suo nome. Bilal El Cannous è salito sul palco all'età di 18 anni. A ben guardare, però, il Napoli, dai marocchini, ne avrebbe già individuato un altro. Ed è giovanissimo, è Bilal El Cannous, anche lui centrocampista, questa volta del Genk. Nel campionato Jupiler Pro League sta dando spettacolo, grazie a un tocco di palla insolito per un ragazzo di 18 anni. Sì, avete capito bene, 18 anni e già componente del main team, dove ha aggiunto 3 assist. Il Napoli è pazzo per lui, secondo calciomercato.com, che lo definisce un talento puro, meglio di De Ketelaer. Gli scout del Napoli avrebbero sottolineato due volte il suo nome. E forse Giuntoli presenterà una proposta concreta a fine anno. È un giovane esponente dell'Anderlecht, prima di trasferirsi al Genk nel 2019. Firma il suo primo contratto da professionista il 24 luglio 2020. Esordisce in campionato il 21 maggio 2022 contro il Mechelen. Nato in Belgio, gioca nella nazionale marocchina, è di origini marocchine. Ha già giocato nelle giovanili del Belgio, passato a rappresentare il Marocco Under 20. Il 10 novembre 2022, è stato nominato nella rosa di 26 uomini del Marocco che è diventata la prima squadra africana a giocare in una semifinale di Coppa alla Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar. Quindi ragazzi, siamo insieme e fino al prossimo video.